Bella a tutti ragazzi, Cadmeian, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati oggi non su Foot Draft, bensì su dei pronostici, i pronostici sui preliminari di Champions League dove è coinvolto anche il Napoli. Oggi andremo ad analizzare le partite che si giocheranno domani 15 agosto, quindi non ci sarà il Napoli che giocherà il 16, domani infatti uscirà il video anche sul Napoli. Dopodomani uscirà il video sui pronostici di Europa League dove è coinvolto anche il Milan. Iniziamo, sono 5 partite, quindi uscirà un video abbastanza corto. La prima partita si gioca appunto domani Ferragosto alle ore 18, Qarabag Copenaghen. Per il passaggio del turno sicuramente è favorito il Copenaghen, anche se azzarderei per l'andata il pareggio, dato che il Copenaghen fuori casa non fa mai proprio benissimo. Se volete potete anche rischiare l'uno, ma ve lo sconsiglio. Ci sono poi le 4 partite delle 20:45, a cominciare da Apoel Nicosia Slavia Praga. Sicuramente favorito l'Apoel, e con la prima in casa deve assolutamente vincere la prima, e infatti vi consiglio l'uno. Slavia Praga, che comunque se perde di una sola rete potrebbe anche tentare nel ritorno in casa di passare il turno, anche se la vedo difficile. Terza partita, Young Boys CSKA. Young Boys che ha ciuffato per un pelo la qualificazione contro la Dinamo Kiev, che aveva perso fuori casa 3-1. In casa sicuramente è forte, il CSKA non fa mai benissimo fuori casa. Qui vi consiglierei l'X, ma la vedo più dalla parte del CSKA, sia per questa partita, sia per il passaggio del turno. Ovviamente, CSKA che nel ritorno ribalterà se dovesse perdere, ma secondo me addirittura vincerà la prima fuori casa e gli Young Boys che sarà praticamente già eliminato. Penultima partita, Hoffenheim-Liverpool. Ovviamente per il passaggio del turno, il Liverpool è favoritissimo. Hoffenheim, che però ha fatto bene nell'ultima stagione, è arrivato a pari merito con il Borussia Dortmund, è andata ai preliminari di Champions solo per la differenza reti. Hoffenheim che in casa può fare molto, vi consiglierei l'X, ma anche il 2 del Liverpool ci potrebbe stare, dato che nella partita contro il Watford pareggiava 3-3, non hanno giocato subito i titolari per farli riposare, quindi il Liverpool ora è fresco. Ultima partita, Sporting Lisbona FCSB. Qui non ci sono proprio scuse per lo Sporting se non dovesse passare. È favoritissima, deve assolutamente passare il turno e deve vincere anche la prima in casa, dato che la prima si gioca appunto a Lisbona. Lo Sporting che secondo me vincerà anche 3, 4, 5-0. Dumbia che farà secondo me anche una doppietta, non so perché me la sento così. Sicuramente lo Sporting però passerà il turno. Questo video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, condividete il video con i vostri amici, e ci vediamo domani nel video dei preliminari di Champions parte 2. Bello.